Monsignor Sandro Salvucci, a pochi giorni dal suo insediamento da arcivescovo di Pesaro, la prima apparizione pubblica fuori dal contesto ecclesiastico, diciamo, in un luogo che però è una perfetta sintesi di generosità e carità cristiana. Assolutamente, sono davvero contento di questa coincidenza, cioè essere qui al banco alimentare, avere incontrato tante persone volontari che veramente fanno un'azione straordinaria di attenzione verso le persone che sono nella difficoltà e sappiamo quanto bisogno c'è, no? di farsi vicino e sostenere chi è nel bisogno. Credo che io ho colto questo essere qui oggi come un segno anche per me, cioè di necessità di essere attenti alla vita reale delle persone e quindi essere accanto a chi è impegnato nel sostenere chi è più fragile, quindi incoraggiare, benedire, ma anche, come dire, fare la mia parte, perché comunque è una città vive grazie proprio alla generosità, alla attenzione al bene comune di ognuno. E ho visto e ho salutato con molto piacere, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, ma a questo gruppo così folto di volontari, pensionati, ma anche persone così che prestano il loro tempo, il loro servizio con grande generosità, umiltà. E questo bene che sembra nascosto, sembra non fare rumore, in realtà è preziosissimo e ci dice che la forza del bene nascosta potrà vincere e vincerà, sono sicuro, sul male che invece sembra essere prevalere, insomma, ecco, nella cronaca, nella situazione della guerra e così via. Quindi sono felice di essere qui oggi nel cuore di un'esperienza bella, positiva, sicuramente che dà speranza alla città di Pesaro, ma anche direi a tutta la provincia, a tutte le Marche Nord, insomma, no? Perché l'estensione dell'attività del Banco Alimentare, mi pare di aver capito, è proprio su tutte le Marche.